Benvenuti tutti a questa domenica quinta del tempo ordinario. Stiamo seguendo il Vangelo di Luca di pagina in pagina, che ci fa fare un po' il cammino di Gesù. E il cammino è questo per questa domenica. Da Nazareth, l'abbiamo sentito domenica scorsa, Gesù è partito, ha dovuto partire. Ed è andato nel lago di Tiberiade, in una mattina splendida di sole, dove alcuni stavano ascoltando, altri stavano pescando. Quel lago che ci era familiare, le città che conosciamo, Betsaida, dove era nato Pietro, Cafarnao, dove Pietro aveva la sua casa, la casa della sposa, Magdala, città di Magdala, Tiberiade, la città dell'imperatore di Tiberio. E allora qui, in questo luogo, in questa mattinata, sulle sponde del lago, avviene quello che ascoltiamo dalla pagina del Vangelo questa mattina e questa domenica. Lo leggiamo. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una barca, quella che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Allora la gente sulla riva, che ascolta la parola di Gesù perché era già conosciuto, questo profeta che annunciava cose nuove, che guariva la gente, che aveva compassione. E poi le due barche, forse proprio quelli delle barche, non erano andati lì per ascoltare Gesù, erano i meno interessati ad ascoltarlo, penso, in quel momento lì, perché erano presi dalla fatica, dal lavoro fatto inutile, vuoto, sterile durante tutta la notte. Conosciamo i loro nomi: Simone, Giacomo, Giovanni, forse c'era anche Andrea, che era fratello di Simone. E mi fa impressione che questi nomi poi ritornano. E li conosciamo bene. Perché da quella piccola società di pesca sarebbe partito qualche anno dopo l'annuncio che avrebbe invaso il mondo intero. Sarebbero andati oltre la Palestina, Asia Minore, Grecia, Nord Africa, Roma, e poi qualcuno è venuto anche a Vicenza. Siamo qui per questo.
Per questo annuncio che ha invaso il mondo ed è partito lì, da quel mattino, capite la radice, da quel mattino. In luogo così appartato, nella ferialità del lavoro quotidiano, queste due barche, questi pescatori, è partito di lì. Questo ci fa impressione. E questo modo di agire di Gesù, che ha voluto piantare le radici da quel mattino lì nella ferialità piena del lavoro quotidiano, ci fa impressione. Perché non è partito dal Tempio, dagli incensi del Tempio, dalla benedizione del Sommo Sacerdote, per fare la sua partenza, è partito da quel momento lì, di lavoro quotidiano. Ed è salito sulla barca di Pietro. E dalla barca di Pietro, quella mattina, ha parlato alla gente. Continua ancora a parlare, anche oggi, dalla barca di Pietro. E poi quell'ordine, quel comando assurdo, andare a pescare di giorno, al largo, dove i pesci non ci sono, dopo una notte che è stata sterile, ma anche Pietro si metteva in ridicolo presso gli altri che erano sulla riva del lago, un pescatore così esperto che parte con la barca e va a pescare a quest'ora, al largo, di giorno. Ma se lo dici tu. Quante volte anche nella nostra vita di cristiani dobbiamo fare cose controcorrente, difficili, non capite, ma se lo dici tu. Quante volte bisogna rinunciare a guadagnare di più, essere più forti, più potenti, per non essere ingiusti e mancare di carità, ma se lo dici tu. Quante volte bisogna accogliere contro l'opinione comune, diffusa, il buon senso, ma se lo dici tu. Alcune scelte di vocazione che sono contro il calcolo umano, le garanzie, le sicurezze di oggi. Pensiamo a un giovane che pensa oggi di farsi prete, ma se lo dici tu. E lasciare le reti, tutto, ma non lasciare le reti per la pesca, non avrebbero mai pensato. Eppure, se lo dici tu. Ci portiamo a casa oggi, in questa domenica, questo ritornello, se lo dici tu. Signore, se lo dici tu. Allora chiediamo anche nella nostra preghiera di questa mattina, di questa giornata di domenica, chiediamo una preghiera speciale per tutti i discepoli, per tutti quelli che sono chiamati anche a vocazioni speciali nel spendere la loro vita. Perché non dimentichino mai come Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, che sono nati anche loro, che anche noi preti siamo nati da questa parola impossibile, come la pesca di quella mattina sulle rive del lago. E lo ricordiamo anche quando tiriamo su le reti e sono vuote. Siamo nati da quella parola impossibile. Felici sempre di dire sì al Maestro, con gioia, con libertà, perché come Pietro scopriamo anche noi che davanti a Lui siamo solo dei poveri peccatori. Buona domenica a tutti.